tieni gas costante e lavora solo con la pressione. Stagionale invece per quanto riguarda il trofeo Predators con la griglia di partenza che vede David Tonizza, il proprio esordio, autore della pole position, al suo fianco Andrea Frizza. Ricordiamo che si tratta del proprio debutto in gara per David Tonizza, pilota decisamente noto per quanto riguarda il panorama delle competizioni eSport. Attualmente gareggia nell'ambito del GT World Challenge eSport con Lamborghini, nell'ambito della Genalesi Sport Academy. E per Tonizza soltanto due test effettuati sino a questo momento sui tracciati di Imola e Vallelunga, però è andato molto forte già a partire da questa sessione di qualifica. Allora ci siamo! Bandiera verde in fondo allo schieramento che arriva in questo istante, l'accensione dei semafori rossi, il via di gara 1 del trofeo Predators. Buona la partenza di Tonizza, qualche difficoltà in più invece per Frizza alle sue spalle. Vediamo la staccata della prima del leader della gara, David Tonizza. E dunque siamo giunti alle curve conclusive di questa emozionante gara 1 del trofeo Predators, con Frizza che ci prova all'esterno. Vediamo se riuscirà a sfruttare un varco. Ultima curva, ultima variante, con Tonizza che mantiene alle spalle il proprio rivale e va in questo momento a transitare sotto la bandiera scacchi, a conquistare il successo, il proprio esordio nel trofeo Predators. Va a vincere David Tonizza dopo essere scattato dalla pole position. Che esordio per lui, un challenge con Lamborghini, ma ricordiamo anche le sue precedenti esperienze nel settore delle competizioni virtuali che gli hanno consentito sicuramente di acquisire un'importante esperienza che poi ha messo a frutto effettivamente nel corso di questa gara. E si parla tanto anche dei passaggi, non è il primo pilota tra l'altro che passa dalle competizioni virtuali ed fa il proprio esordio in monoposto nell'ambito FX. In questo caso Tonizza lo ha fatto davvero meglio. Via di questa gara 2 del trofeo Predators che scatta in questo momento. Buona la partita. Si prova Spinoli, si butta all'interno di Valentini che arriva lungo ed è costretto. Mentre Tonizza all'esterno nei confronti di Galluzzi, gran bel sorpasso da parte di David Tonizza. Tonizza ne approfitta, Tonizza il comando, incredibile. Ancora Padovan all'esterno, si va alla X, Padovan di nuovo davanti, che spettacolo. All'esterno nei confronti di Padovan e gran sorpasso. Weekend straordinario per lui, viene accolto anche dai membri del suo staff. Vediamo anche Alessio Cicolari di AK Informatica. Di gara 2 della FX3 trofeo Tonizza, 4 vittorie per lui fino a questo momento.
nelle prime sei gare, vedremo se arriverà la quinta. Zaribon dietro di lui, bandiera verde in fondo allo schieramento. Non parte Critelli, anzi si avvia adesso con le vetture dietro di lui, lo schivano. Nessun contatto, nessun... Stagionale per David Tonizza, che passa sul traguardo dalla pole position. Siamo rispetti, parte gara 2 del trofeo Pelotors. Tonizza all'esterno di curva 1, ecco, quasi alla toccata, al contatto con Tonizza, che viene buttato fuori dalla pista. Ci ha provato, è andato sullo sporco. Tonizza si porta all'esterno di Zaniboni. Che manovra incredibile, prima è stato portato sull'erba, questa volta sembra facile. Tonizza con Valentini, incredibile, colpo di scena, Tonizza in ghiaia, contatto con Mauro Valentini. Verso la Misano con la bandiera a scacchi, che sancisce il successo di Davide Tonizza.